Quanto tempo, veramente troppo tempo. Sono successe veramente una miriade di cose che vorrei raccontarvi, soprattutto per vostro rispetto, per coloro che ci seguivano, per coloro che ci sostenevano. Per loro rispetto voglio appunto condividere quella storia del Tentao de Gollo, quello che è successo, perché ci siamo divisi. Per chi non lo sapesse, sì, ci siamo divisi, un po' tutto quanto. E cosa stiamo facendo in questo momento? Allora, Tentao de Gollo è un gruppo nato nel 2012, eravamo dei folli. Il nome Tentao de Gollo nacque perché ci fermarono a un semaforo dei poliziotti, impennando ovviamente, e ci fecero un verbale con scritto: Tentao de Gollo con veicolo non autorizzato. E questo nome ci piacque talmente tanto che decidemmo di tenerci Tentao de Gollo. Cosa è successo? Abbiamo fatto delle cose bellissime, fighissime, raduni stupendi. Io, Tony, poi alla fine con il Big Ride, che ancora ad oggi è un evento spettacolare. Cosa accadde? Accadde che ovviamente crescendo le passioni cambiano. Le strade si dividono. Io però sono di un'idea che se una passione è forte, anche se le strade si dividono, gli animi rimangono uniti. Ora non voglio fare il filosofo della situazione, però comunque ognuno ha preso la propria strada e i Tentao de Gollo sono morti. Sono morti qualche anno fa, come avete potuto vedere. Ho provato a pubblicare qualche video dove ero io che portavo la telecamera sul casco, con qualche impennata, con qualche uscita, ma alla fine è difficile. Poi alla fine sì, è difficile, ma soprattutto non sento più quello spirito del gruppo, anche perché sto da solo, quindi è inutile proprio fare il video. Quindi, per vostro rispetto, ho deciso di condividere questo video in cui vi spiego un po' la storia. I Tentao de Gollo ormai si sono separati, ognuno sta percorrendo la propria vita, la propria strada. Ma c'è una cosa che non è morta, ma anzi è cresciuta tantissimo, ovvero il Big Ride. Creai il Big Ride che era il 2013, se non mi sbaglio, e ancora ad oggi, questo ringraziando tantissimo tutti gli organizzatori, in particolar modo Lorenzo Cacciapuoti, alias Caccia, che hanno veramente fatto un lavoro spettacolare, hanno creato un qualcosa di stupendo. Ora vorrei parlarvi un attimo di me, di cosa mi è successo, del perché mi sono allontanato. È anche una sorta di video sfogo. E io ovviamente ho provato a ritirare sui Tentao de Gollo, a riunirli, provando a fare cene per riavvicinarli. Ovviamente ci sono stati dei motivi molto più validi per il distaccamento. E di conseguenza questi motivi hanno spinto ancora di più diciamo, i membri del gruppo dei Tentao de Gollo ad allontanarsi sempre di più. Non voglio entrare nei dettagli perché non sono affari miei. E mi sono detto, bene, visto che loro hanno preso la loro strada, prendo la mia strada anche io. E così di conseguenza ho preso e mi sono messo a studiare. All'inizio mi sono messo a lavorare, ho fatto il receptionist per quasi 2 anni in un hotel e dopodiché mi sono laureato vincendo anche la borsa di studio in progettazione di interni, sempre nel ramo dell'architettura. Dopodiché ho vinto un'altra borsa di studio per un master che devo ancora iniziare, però poi a un certo punto, vista la fine, diciamo, non la fine, vista la quarantena, ho utilizzato questo periodo in cui dovevamo stare tutti a casa per riflettere, per pensare un po' a quello che sono stato, quello che sono e quello che vorrei essere. Ho pensato soprattutto alle cose che abbiamo fatto,
e mi sono detto, 38 gol ormai sono ormai andati. Perché non concentrarsi allora sulle proprie passioni? Qualche anno fa mi è successo questo, non so se si vede, vabbè, comunque una bella cicatrice. E ho fatto un brutto incidente in moto, e questa cosa 2 anni fa esattamente, era il 2018, ad aprile 2018. E ho fatto un incidente in moto e mi sono abbastanza spaventato, alla fine da allontanarmi quasi del tutto dalla moto. Però io sono uno che comunque quando il ferro è caldo deve essere battuto, batti il ferro finché è caldo. Di conseguenza, che è successo? Ho pensato ad una cosa: a me piace tanto viaggiare, ma non mi piace comunque l'arrivo. A me piace tantissimo il percorso, il modo in cui una persona arriva nel luogo d'arrivo, ovviamente, nel punto d'incontro. Quindi mi sono detto, alla fine, no, perché abbandonare una moto? Io appena salgo sul motard, è la fine, cioè io poi ho sempre la cuffietta storica con cui sento un po' di musica, eppure se io sono un appassionato di musica classica, pure se mi sento la musica classica è inutile, se salgo sul mio Motard, sul Squadra 701, è il panico più totale. Dico questo perché? Perché voglio condividere con voi questa mia opinione, ovvero che vedo la moto un po' come il cavallo ti porta in luoghi in cui la carrozza non può arrivare, e quindi un po' questo stile avventura mi sta comunque attraendo tantissimo, e soprattutto anche un po' lo stile. Comunque, volendo o non volendo, ho 25 anni, ma mi sono invecchiato. La mia reattività si è rallentata, e quindi di conseguenza salire su un motard. Sì, comunque non vi preoccupate, a impennare so sempre impennare, quello è poco ma sicuro. Però, per esempio, ecco, pure sulle barche, a me piace molto di più la barca a vela che la barca a motore, perché la barca a vela ti godi la traversata, la barca a motore invece vai a 200 all'ora, arrivi al punto d'incontro, al tuo obiettivo e ti fermi e ti godi la vista, invece a me piace molto di più la traversata. Questo un po' per raccontare che questo incidente che feci 2 anni fa mi fece capire di non abbandonare la mia passione, la moto, le motociclette, che è un mondo spettacolare, anzi, che comunque ogni volta che c'era un big ride o c'era qualche evento mi sono sempre interessato di nascosto, com'è andata, chiedevo un po' agli organizzatori in giro, ero sempre curioso di sapere. Il tempo mette alla prova qualunque cosa, e i tentativi di collo questa prova non l'hanno passata.